One Podcast. In questi due giorni di festival mi sono reso conto che un sacco di persone che seguo su Instagram, giornalisti, amici e amici giornalisti, e tra di loro peraltro dei veri e propri insospettabili, guardano Sanremo. Io ammetto, lo guardicchiavo, magari non tutto, però lo guardavo. Lo guardavo perché è lo spettacolo televisivo più importante dell'anno e quindi penso che alla fine vada visto. Ti restituisce un po' lo stato delle cose. Certo, non è la nota di aggiornamento di Economia e Finanza, però guardando Sanremo un po' che aria tira nel paese, secondo me lo intuisci. Ecco, anche quando l'aria era, diciamo, un po' pesante, io Sanremo lo guardavo. Prendete l'edizione del 2010. Voi avete dimenticato, un po' per distrazione, un po' per autodifesa. Nel 2010, a Sanremo, ci è andato Emanuele Filiberto di Savoia con una canzone che si intitolava Italia, amore mio. Io credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Voi che oggi ascoltate questo podcast, probabilmente all'epoca il festival non lo guardavate. Oggi invece Sanremo è il momento con maggiore hype dello spettacolo italiano. E nel 2020 è addirittura partito il Fanta Sanremo. Gioco che in poche edizioni ha visto partecipare in massa il pubblico, oltre che i cantanti in gara, giornalisti e influencer. Un gioco che a quanto pare fanno quasi tutti. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Per onestà, prima ho citato Emanuele Filiberto di Savoia, però devo precisare che non era da solo, c'erano due complici assieme a lui, Pupo e il tenore Luca Canonici. E sempre per correttezza devo anche citare il direttore artistico di quell'edizione. Bene, era Gianmarco Mazzi. Chi è? In realtà dovreste saperlo, però ammetto non lo sapevo neanche io. È il nostro attuale sottosegretario al Ministero della Cultura in quota Fratelli d'Italia. In quegli anni, infatti, il direttore artistico e il conduttore non coincidevano in un'unica figura. O meglio, a volte sì e a volte no. Bonoli sì, Fazio sì, Baudo sì, Conti sì, Panariello sì, per citarne giusto alcuni, Antonella Clerici no, che nel 2010 infatti era stata solo chiamata a condurre. O magari è lei che ha rifiutato l'incarico, chissà. Bene, da allora sono cambiate tante cose. I governi, per esempio. Nel 2010 il presidente del Consiglio era Berlusconi. Ed evidentemente sono cambiati anche i gusti del pubblico, perché Italia amore mio, di Emanuele Filiberto di Savoia, si piazzò incredibilmente al secondo posto, scatenando l'ira dell'orchestra. Ma che? Oggi le cose sono cambiate. Tutti, o quasi, non solo guardano Sanremo, pubblicano tweet e organizzano maxi gruppi di ascolto, ma giocano a Fanta Sanremo. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Dario Cosentino, consulente di comunicazione e content creator. Marco, ti ho sentito dire proprio in una puntata di Ma perché che non sei appassionato di calcio. Ecco, siamo in due, però ogni tanto a me piace fare qualche scommessina. Non è tanto per vincere dei soldi, perché scommetto davvero pochi spicci quando lo faccio, ma solo per il gusto di giocare. Stesso gusto che qualche volta mi ha anche portato a giocare a fantacalcio, senza saperne assolutamente nulla. Ecco, è proprio dal fantacalcio dobbiamo partire, perché il Fanta Sanremo altro non è che il fantacalcio della kermesse della musica italiana. Capirai che per me, che sono un fan sfegatato del festival da quando ne ho memoria e un appassionato giocatore, il Fanta Sanremo è il gioco a cui non potevo non partecipare. Fanta Sanremo nasce 4 anni fa, quando un gruppo di ragazzi e ragazze decide di iniziare il gioco tra di loro al bar Corva di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Io l'ho scoperto l'anno successivo, ne ho parlato sui miei canali social e, come me, altre persone, e il format è iniziato a crescere. Ed è diventato quasi un social a parte, ha effettivamente creato socialità nel senso letterale del termine. Per fare le squadre ci si confrontava, si parlava, le community si univano, i creator e le creator creavano contenuti sull'argomento, cavalcando il fenomeno.
come io stesso ho fatto. Poi piano piano anche i cantanti e le cantanti in gara si sono accorti del gioco e hanno iniziato a partecipare, sia creando le loro squadre che assumendo comportamenti che potessero portare punti. E questo sicuramente ne ha aumentato la portata del successo, perché ha anche ulteriormente accorciato la distanza tra artisti e fan. Ma io credo che il colpo vincente di Fantasanremo sia stato quello di riuscire a inserirsi magistralmente in uno spazio che ormai è fondamentale per qualsiasi trasmissione televisiva, quello delle interazioni social. Ormai quasi tutti i programmi hanno degli hashtag dedicati e invitano gli spettatori a commentare sui propri social. Alcuni hanno proprio uno spazio dedicato alla lettura dei tweet con hashtag. Anche i dati che spesso sentiamo enumerare non sono più solo quelli dell'Auditel, ma anche e forse ancora di più quelli dei tweet scritti con l'hashtag di riferimento. Ecco, abbiamo anche sentito dire che Fantasanremo ha contribuito ad aumentare il pubblico del festival, ma questo, dati alla mano, non è affatto vero. Quello che sicuramente il gioco ha contribuito a cambiare è la fruizione, che è diventata ancora più social. E i social, lo sappiamo, chiamano gente e soldi. E allora ecco che l'istituzione Sanremo ha accolto Fantasanremo, che nei primi anni era quasi un elemento di disturbo, mentre ora è diventato un alleato. Ed ecco che Fantasanremo inizia a monetizzare, arrivano gli sponsor, quest'anno ce ne sono diversi, e con loro i creator e le creator ambassador degli sponsor, io ad esempio sono uno di questi, che ingaggiano ulteriormente le proprie community invitando alla partecipazione. E Fantasanremo è sempre più sulla bocca di chiunque, e chiunque, o quasi, vuole esserci, partecipare, vuole far parte di questo grande social nei social e, perché no, vuole provare a vincere l'imperitura Gloria in palio. Detto ciò, bisognerà capire quale sarà l'evoluzione e quali le prossime mosse per mantenere il favore del pubblico, tra cui, per forza di cose, c'è anche chi ha già manifestato stanchezza e noia nei confronti del gioco. A questo punto, che dire? Buon Sanremo e buon Fantasanremo a tutte e tutti. Grazie Dario. Sanremo è cominciato da 2 giorni e Fantasanremo sembra partito alla grande. Pazzesco che, come dire, tutto sia cominciato in un bar di Porto Sant'Elpidio. Poi rimane la domanda se è Sanremo che ha riportato i giovani a guardare il festival o, al contrario, se sono stati i social e i giochi come Fantasanremo ad aver ridato una ventata di freschezza alla competizione. La domanda è se davvero i social quindi sono in grado di spostare pubblico. Non è scontato che sia così, non lo è affatto. Tanti negano per esempio il potere dei social in questo senso, ma magari ci farò più avanti una puntata. Io per oggi vi ringrazio e ovviamente vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.